È tutto pronto a Napoli per l'attesissimo incontro dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna che si disputerà da venerdì 4 a domenica 6 aprile. La spettacolare arena del tennis, vero fiore all'occhiello dell'evento, costruita esclusivamente col contributo degli sponsor privati per l'occasione sul lungomare partenopeo, è ormai completa e sta già ospitando gli allenamenti delle due squadre. Grande attesa, oltre che per Fabio Fognini, attuale numero 13 delle classifiche mondiali, soprattutto per Andy Murray, campione in carica di Wimbledon, che sarà l'ostacolo principale per l'Italia di Barazzutti verso il sogno di arrivare alle semifinali di Coppa Davis. La seconda volta che giochiamo, e come ho detto l'altro giorno, speriamo di fare lo stesso risultato che abbiamo fatto nel 2012. Poi, ovviamente, tutti sanno che Napoli è una bella città, non sono io primo a dirlo. Siamo qui, siamo allenati e speriamo di essere pronti per venerdì. Oggi pomeriggio rigiocherò, proverò a vedere queste sensazioni che magari questa mattina ho provato ed erano sicuramente migliori di ieri, quindi spero e credo di poter recuperare per essere pronto venerdì, poi funziona di poi non si sa mai. Sul fronte biglietti si va ormai verso il tutto esaurito, con poche scorte di tagliandi e abbonamenti ancora in vendita.